La sport ernia o ernia dello sportivo è una patologia che si è molto diffusa negli ultimi anni a causa o per colpa della grande diffusione che ha avuto la mania del fitness. È legata particolarmente a sport che sono definiti kick sport, sport che presentano quindi dei movimenti a scatto, grandi accelerazioni e fermate improvvise, come può essere per esempio il tennis, la corsa agonistica e il rugby, altri sport di questo genere sostanzialmente. Il motivo per cui si sviluppa questo dolore inguinale è dovuto al fatto che si genera una mancata sincronia fra la contrazione dei muscoli della coscia, i grandi adduttori, e i muscoli addominali. Entrambi questi muscoli si inseriscono sul legamento inguinale sul pube e una mancata sincronia determina la genesi del dolore. Lo sbilanciamento delle componenti muscolari che abbiamo ricordato determina delle lesioni. Possono essere lesioni di interesse ortopedico a carico del legamento inguinale, della sinfisi pubica o dei muscoli dei grandi adduttori che si inseriscono al pube, generando così un'intesopatia. Oppure, e questo è quello che a noi interessa, possono generare l'ernia sportiva, dovuta al fatto che una delle fasce addominali, la fascia transversalis, viene a causa di questi movimenti ad essere lesa, a generare delle microfissurazioni attraverso le quali si impegnano i nervi di questa regione, generando il dolore. È importante la diagnosi. La diagnosi è evidentemente clinica ed esistono delle manovre proprio fisiche che sono eseguite dal medico che possono dare la diagnosi di sporternia, ma particolarmente importante invece è per esempio l'ecografia, eseguita soprattutto in modo dinamico, che dimostra tutte le caratteristiche del canale inguinale e la presenza eventuale di un'ernia o di lesioni della fascia transversalis. Associata all'ecografia, la risonanza magnetico-nucleare, che è molto utile nello studio del canale inguinale, ma soprattutto nello studio dei tendini per definire le intesopatie e delle ossa per definire un'eventuale osteite pubica. Il trattamento medico della sporternia è inizialmente sicuramente non chirurgico ed è portato avanti dal fisioterapista, associando poi al trattamento l'uso di analgesici ed antinfiammatori. Gli esercizi fondamentali per la prevenzione e il trattamento sono gli esercizi che lavorano sulla stabilità dell'addome e sulla stabilità della muscolatura dell'anca. Partiamo da quelli per la stabilità dell'addome e della zona del core, quindi della parte centrale del corpo, e partiamo dal plank, che è un esercizio abbastanza semplice da eseguire, ma altrettanto efficace con le sue varianti. Allora, plank è un esercizio che può essere eseguito, quello semplice, in due modi: plank alto oppure plank basso sui gomiti. Quello alto è leggermente più semplice da eseguire. Le mani vanno tenute sotto le spalle, l'addome bene serrato in maniera da non essere perso in questo modo, quindi la colonna va mantenuta in una posizione di neutralità e a gambe tese. Il plank basso, così come quello alto, va mantenuto qualche secondo. Potremmo partire come primo livello un 30 secondi. Se ce la si fa, si può arrivare anche a 1 minuto, 2 minuti. Alcune delle varianti possono essere con sollevamento di una gamba alla volta, sempre con mantenimento dell'addome e mantenimento della posizione per qualche secondo, per poi cambiare e fare l'altro arto. Stessa cosa si può fare con un raggiungimento degli arti superiori. Altre varianti possono essere il raggiungimento di un side plank in questo modo, con rotazione da una parte e dall'altra, oppure direttamente un side plank sul fianco, raggiungimento della posizione, mantenimento dell'allineamento del corpo, mano in alto. Stessa cosa da una parte e dall'altra per lavorare bene anche sulla muscolatura stabilizzatrice obliqua. Altri esercizi che possiamo fare, oltre a quelli per la stabilità dell'addome, quindi quelli che si concentrano sul core, sono quelli che lavorano sulla muscolatura adduttoria e più in generale sulla stabilizzazione dell'anca. Uno di quelli che si possono fare è un raggiungimento verso il terreno. Partiamo dal presupposto che nel nostro caso la pubalgia o comunque l'ernia sarà sulla parte sinistra, quindi mantenendo il corpo dritto, allineato alla gamba che sale, facciamo una discesa laterale. Arrivo e ritorno.
lo possiamo fare a corpo libero, altrimenti possiamo aggiungere un peso dallo stesso lato dell'infortunio o della patologia. Quindi l'esercizio è il medesimo con un po' più di resistenza. Quindi possiamo scendere lateralmente in maniera da allungare la muscolatura adduttoria e fare un ritorno. Anche qui lavora lo stesso anche l'addome, perché la colonna deve rimanere in posizione neutra mentre facciamo la discesa. Altri esercizi che lavorano sempre sulla stabilità dell'anca, ma su muscolature diverse da quella adduttoria, quindi più che altro su quella glutea abduttoria e sui flessori di ginocchio nonché estensori d'anca, è un raggiungimento anteriore. Quindi teniamo in questo caso il peso dalla parte opposta rispetto alla gamba infortunata, leggera flessione di ginocchio, andiamo in flessione d'anca e vado a fare un raggiungimento con il peso del terreno di fronte al piede e poi un ritorno. Possiamo farlo sia con peso che senza peso. Il consiglio è di iniziare senza peso in maniera da testare le proprie capacità di equilibrio e stabilità, dopodiché aumentare il carico progressivamente in base alle proprie capacità. Solamente il fallimento di questa terapia porta all'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico consiste sostanzialmente nell'esecuzione di un'ernioplastica, cioè di una correzione dell'ernia e di una correzione soprattutto dei difetti della fascia transversalis, che è l'elemento pivotale per quanto riguarda la sporternia. Esistono due tecniche chirurgiche ed entrambe sono valide per quanto riguarda il trattamento della sporternia. Il primo è il trattamento di tipo tradizionale open per via anteriore. Ha il grande vantaggio di permettere un accurato riconoscimento degli elementi nervosi e quindi di trattarli con la neurolisi, per esempio, e degli elementi muscolari. L'altro trattamento è invece endoscopico laparoscopico ed ha il grande vantaggio di essere sicuramente più tollerato dal paziente.